Oggi ci troviamo a Felsina, nel comune di Castelnuovo Berardenga. Felsina è l'azienda capofila del progetto B-Wine. B-Wine è l'acronimo del progetto Biochar per la sostenibilità e la resilienza del vigneto. Oggi abbiamo iniziato la prima attività dimostrativa, che è stata la distribuzione del biochar. Abbiamo dato 20 tonnellate d'ettaro su un vigneto, abbiamo distribuito il biochar e successivamente interrato il biochar. Il biochar non è altro che carbone vegetale, che proviene come sottoprodotto di impianti di pirolisi o gassificazione. Le due caratteristiche principali del biochar o carbone vegetale sono l'alta superficie specifica e l'alta porosità che si riscontra all'interno delle particelle e soprattutto l'alto contenuto in carbonio. Il carbonio contenuto all'interno del biochar è un carbonio stabile. Dalla letteratura si vede che la permanenza di questo carbonio nel suolo può durare anche oltre i 100 anni. E è per questo che ne fa un prodotto molto interessante come ammendante. Una caratteristica fondamentale del biochar è quello di essere un materiale molto poroso. Dovete considerare un materiale simile a una spugna. Una volta immesso nel suolo, l'acqua meteorica o l'acqua di irrigazione penetra all'interno del biochar e in modo tale che nei momenti di bisogno della pianta viene ceduto alla pianta e non viene dilavato all'interno del suolo. Il biochar è un prodotto ammesso in agricoltura come ammendante nella legge 75 del 2010. Attualmente il biochar è un prodotto che viene conosciuto e è conosciuto soltanto a livello di ricerca scientifica. È per questo che abbiamo voluto all'interno di questo progetto, che è un progetto di sviluppo rurale, far sì che questo prodotto fosse conosciuto anche all'interno di tutte le aziende agricole, soprattutto aziende vitivinicole, che potevano beneficiare del prodotto e degli effetti del biochar sul terreno. Gli obiettivi di questo progetto sono appunto quelli di valutare la fertilità del suolo in termini fisici, chimici e biologici e le performance del vigneto. Le performance del vigneto in termini di produzione e in termini di vigoria verranno misurate attraverso misure a terra sulla pianta, quindi misure prossimali, e misure da drone e da satellite. Altro obiettivo fondamentale del progetto è quello di valutare il carbon footprint e lo water footprint, quindi l'impronta carbonica e l'impronta di acqua. All'interno del progetto utilizzeremo tecniche di telerilevamento per affiancare le misure tradizionali fatte a terra, mirate a valutare gli effetti del trattamento con biochar. Nel dettaglio saranno utilizzati sia droni che piattaforma satellitare. Per quanto riguarda i droni, verranno utilizzate camere RGB e LiDAR per valutare lo sviluppo vegetativo della chioma. Invece saranno utilizzate camere termiche e multispettrali per indagare rispettivamente condizioni di stress idrico o efficienza fotosintetica delle foglie. Grazie a un disegno sperimentale in cui sono state utilizzate parcelle molto grandi, sarà possibile anche inserire dati satellitari in questa analisi. E nello specifico sarà possibile fare un'analisi pregressa per valutare le condizioni prima del trattamento, negli anni precedenti al trattamento e, cosa ancora più importante, fare uno studio di lungo periodo per poter vedere gli effetti del trattamento con biochar anche oltre il periodo di chiusura del progetto. Negli ultimi anni c'è stato e ci sono grossi stress idrici nel vigneto, quindi approfondire il funzionamento del biochar, capire se può essere utile per sopperire a questi problemi, sicuramente può essere un vantaggio nel proseguimento dei nostri lavori.